Giulio Paes, direttore sport nazionale dell'ACI. Oggi siamo qui a Sassari in uno splendido scenario della Martini Racing creato da Testoni per presentare la 29esima edizione del Rally della Sinara. Rally della Sinara ritorna il terzo anno dalla riedizione, da quando abbiamo preso in mano di nuovo questo storico marchio dell'ACI di Sassari. È un rally, si corre interamente su asfalto, coinvolge 10 comuni del nord-ovest della Sardegna, un marchio storico, un marchio epico di grandi battaglie negli anni 80 di questa splendida gara, e siamo sicuri che col coinvolgimento e la rotazione dei comuni della città e della rete metropolitana si genera un grande indotto per tutto il territorio e soprattutto una grande aggregazione tra i comuni e uno spirito di collaborazione importante. Alla fine lo sport, nello specifico anche la sua azione nell'ACI, sta creando proprio una connessione tra i vari comuni del territorio che è giusto rilanciare anche in più ambiti. Ma guarda, io ricordo questo con grande piacere. Quando, ricorderai, il rally si è spostato mondiale ad Alghero e andando via da Olbia. E il sindaco di Olbia, l'amico Settimo, appena eletto, pensò che il sottoscritto parteggiasse per Alghero piuttosto che per Olbia. Invece io sono riuscito a far andare d'accordo la città di Alghero e la città di Olbia in una sana alternanza voluta e concordata con la regione dell'epoca, con gli amministratori dell'epoca, e questo ha generato contatto e soprattutto scambio di informazioni e aiuto da parte di entrambi. Quando si lavorava ad Alghero, quelli di Olbia aiutavano; quando si lavorava ad Olbia, i ragazzi di Alghero aiutavano quelli di Olbia. Quindi una grande sinergia, lo sport deve unire, perché lo sport è salute e soprattutto in questo caso genera indotto che lascia sul territorio.